Salve. Cambiamento, mutamento, trasformazione e rinnovamento. Sono queste le parole chiave che possono realmente e concretamente modificare l'andamento della Liguria? Presumo di sì, beh, certo che quello che è stato fatto in questi anni evidentemente non ha dato i frutti sperati. Questa è una regione che ha grandi potenzialità inespresse da tutti i punti di vista e quindi sì, noi pensiamo che rompendo tutti gli schemi si possa dare maggiori e migliori risposte ai cittadini. E qual è il modus operandi, il criterio metodologico che lei adotterebbe per sciogliere questi nodi, per porre fine a questa situazione di immobilismo? Beh, bisogna costruire un'altra classe dirigente, bisogna avere il coraggio di non schierarsi con i poteri forti, con le lobby, con gli interessi dei pochi, ma con i diritti dei molti, cioè l'esatto contrario di quello che sta facendo la sinistra italiana, di quello che fa Matteo Renzi. Bisogna avere il coraggio di investire sull'uguaglianza, sul merito, sull'economia reale, su chi produce ricchezza, agricoltori, commercianti, piccoli e medi imprenditori, sulle donne che non devono essere costrette ancora a scegliere tra avere un posto di lavoro e mettere al mondo un bambino, sulle eccellenze che pure questa regione ha, siamo stati al Gaslini, ospedale pediatrico di assoluta eccellenza, strutture sulle quali vale la pena che vale la pena di potenziare, sulle quali vale la pena di investire, il turismo e tutto quello che rende questa regione unica al mondo, cioè tutto quello che i cinesi non ci possono copiare, bisogna rafforzarlo. Grazie mille. A lei.